Salve ragazzi, questo è il mio canale, io sono Escobar, benvenuti a tutti, per coloro che si fossero appena iscritti, sappiano che tratto di acquariofilia e di, diciamo, altri argomenti. Sono usciti tipo 137 video. Questo mese è stato un po' improduttivo, come anche lo sono stati gli ultimi 4 mesi, perché chi mi segue, diciamo, da un po' sa che sto passando comunque un periodino un po' brutto e mi auguro comunque che questo periodo possa finire il più in fretta possibile e tornare quello che ero prima, anzi più forte, perché certi problemi ti cambiano da dentro e ti fanno capire tante cose, anzi, riesci comunque a, uscendo da queste cose, a vivere con più serenità, più felicità e capire realmente chi si è. Comunque, bando alle ciance, ai discorsi filosofici che comunque io sono abituato a fare, andiamo comunque a rispondere a una domanda che mi si sta comunque postulando molto di frequente, ovvero le caridine, no? Le red carry. Che poi io credevo che quando, all'inizio di questa cosa dell'acquariofilia, credevo che red carry si scrivesse red curry, invece si scriveva red cherry, CHRRY, come rosso ciliegia. Io pensavo rosso curry, penso che avessi fame in quel momento quando pensavo a quella cosa. Anche se il curry non l'ho mai mangiato, boh, chissà come sarà. Comunque, il quesito che mi chiedete di più in questo periodo è le caridine, come allevarle. Innanzitutto, ci sono due filoni di pensiero su questo tipo di allevamento: chi le alleva a parte, cioè da sole, e chi le alleva negli acquari di comunità. Io, essendo comunque un allevatore che, le ha allevate e ancora le alleva, sia singolarmente sia in acquario di comunità, vi posso dire con estremo comunque certezza che le caridine si sdoppiano e si moltiplicano, nascono, crescono sia nell'acquario di comunità sia nell'acquario dove sono soltanto loro. Soltanto che nell'acquario di comunità le vedo con modifiche di colorazione molto più ampie e diversificate rispetto a quello dell'acquario dove vivono soltanto loro. Infatti, nell'acquario dove vivono soltanto loro, possiamo osservare comunque delle caridine che hanno un rosso sbiadito. Nell'acquario di comunità, invece, abbiamo delle caridine molto, molto, molto rosse, che potrei paragonare a Red Sakura, Sakura Red, quelle che sono, perché sono veramente rossissime, sia i maschi che le femmine. Il primo, diciamo, piedino che va mosso nella direzione dell'allevamento delle caridine e nella scelta della vasca. Allora, io personalmente meno di 50 litri ve le sconsiglio, perché logicamente so quante caridine si riproducono, so quante ne nascono, so quante comunque ve ne troverete in vasca, quindi più ampio l'ambiente, meglio sarà. Un fondo, ovviamente un fondo che trovate nei negozi di acquariologia, io prediligo quello della Blue Line. Poi comunque potete comprare quello a grana più grande, grana più piccola, sassolini, sabbiolina, è invariato. Le caridine vivono dappertutto senza alcun problema. Altro passo da, comunque un altro passettino, il secondo passettino da comunque fare è la scelta del fondo. Perché voi il fondo l'avete preso, io dico il fondo nel senso le piante che vanno sul fondo. In questo caso io vi consiglierei cladofore, alias Marimo Mosso, perché potete chiamare, si possono chiamare in diversi modi. Sul mercato le trovate anche alghe a palla, le chiamano anche, sì, sono alghe, molti le chiamano muschio, ma sono alghe. E se volete c'è un video dedicato proprio alle cladofore. Comunque, vedete il muschio sarà un riparo per le caridine che nasceranno, delle criptocorine e un'illuminazione LED. Mettete l'acqua all'acqua, prendete il filtro comunque a cascata che potete trovare anche nei miei precedenti video, ci mettete una spugnetta dove entra l'acqua,
e lo fate partire. Tempo 30 giorni e poi ci mettete le vostre caridine. Ovviamente fate i test, diciamo, che potete trovare in qualsiasi negozio, io ogni tanto comunque li faccio. Vedete i parametri, osservate se nitriti e nitrati si sono, diciamo, assestati, specialmente i nitriti che devono essere a 0, i nitrati possono anche essere comunque qualcosina, 0,25, 0,50, anche perché comunque i nitrati e anche i nitriti comunque vengono assorbiti dalle piante, come anche altre sostanze, micro e macro elementi, sono alla base della composizione delle piante stesse nell'ambito di un acquario, ma anche di natura, dappertutto sono così, sono piante che poi sono sottoposte anche a fotosintesi clorofilliana, e lì entriamo in un altro comunque argomento. Una volta comunque partita la vostra vasca, c'è chi se la può fare da 20, da 30, da 40, meno di 20 non ve la consiglio, io specialmente prediligo quelle dei 40 in su, quindi anche 50 per me è la perfezione. E che altro, ragazzi, dovete comunque diversificare l'alimentazione, come vi ho detto anche nel resto del mio canale vi saranno anche altri video che vi orientano verso un'alimentazione specifica per le caridine e altro. Anche i coridorsa ci possono vivere tranquillamente, ma se siete puristi dell'acquariofilia che volete soltanto nelle caridine, tenete soltanto caridine. Se volete acquari di comunità, voi sapete che con l'esempio dei miei vecchi video, guppi, ancistrus, caridine e coridoras, coridoras pigmeus, coridoras paleatus, coridoras eneus, che altro c'ho là dentro non mi ricordo più, ci convivono perfettamente senza problemi, anzi via la moltiplicazione delle caridine. Però ricordate sempre, un ambiente piantumato per bene con muschi, cladofore e criptoforine e anubias sono perfette per l'allevamento delle caridine. Questa è la mia esperienza, questo è quello che vi posso dire. Per il resto comunque potreste trovare un altro, diciamo, metodo che potreste utilizzare senza problemi, diverso dal mio, e non ci sarebbero comunque difficoltà, perché ognuno ha il suo metodo. Come dico, l'acquariofilia non è una materia con un solo punto di vista, ma è una materia con innumerevoli punti di vista e innumerevoli angolazioni da cui osservarla. Ogni angolazione con il suo metodo, ogni metodo porta a risultati differenti. Ragazzuoli, io vi auguro una buona giornata. Adesso andrò ad editare questo video. Ricordatevi che qualsiasi problema vi si pari dinanzi nella vostra vita dovete comunque sempre combattere e mai buttarvi giù. Più vi buttate giù, più il problema vi sembrerà gravoso e più scenderete giù. Questa è la vita, ragazzi. A affrontarla sono tutti bravi a parole, ma quando si tratta di una cosa che ti capita a te personalmente, devi trovare tu stesso la forza, perché gli altri molto spesso non capiscono cosa voglia dire essere in quel periodo della tua vita. Non nel senso che sono diventata una signorina che c'ho il ciclo, anzi, auguro alle ragazze che si trovano in quella fase di superarla nel migliore dei modi, perché è un impatto psicologico molto importante. Vabbè, fermiamoci qui, sennò vado a prolungare il video di molto. Diciamo, ogni persona ha un periodo brutto, questo è il mio periodo, spero di uscirne e di dedicarmi maggiormente ai miei interessi, al mio canale, al nostro canale, anzi, allo studio e altre cose che ho tralasciato in questo brutto periodo e che sto man mano riprendendo, anche se non mi sono ancora ripreso. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, mi raccomando iscrivetevi, la dislessia, iscrivetevi, lasciatemi un bel like. Ah, per il concorso di acquariologia non ve la prendete, perché stando così un po' maluccio eccetera eccetera non sono riuscito comunque a concentrarmi sul video. Se voglio far uscire in video lo faccio uscire, ma deve uscire bene, non devo uscire una cacata. Quindi raga, se aspettate, io poi vado a prendermi le foto sulla mail e faccio il video, però dovete aspettare, perché voglio avere proprio la giusta emotività per farlo, cioè nel senso devo essere io concentrato e felice nel farlo, perché sennò mi esce una munnezza. Ragazzi, arrivederci, e questo è l'ultimo saluto, ciao!